Buongiorno a tutti, sono Roberto Spampinato, vostro collega, che ultimamente sta cercando di andare al lavoro appunto utilizzando mezzi alternativi alla macchina, tipo andare a piedi molto spesso e ultimamente anche in bicicletta. Per questo mi sono poi iscritto a questo elenco di dipendenti ISPRA che si chiama Ciclispra e poi vi spiegherò che cos'è. Il mio intervento è molto semplice e praticamente cercherà di illustrare quello che è il nuovo regolamento del trasporto urbano che ha emanato ad agosto e che praticamente cerca di mettere in atto la... Mi sentite? Mi sentite? Mettere in atto un progetto che loro chiamano bike friendly, cioè praticamente la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici anche integrandolo con l'uso della bicicletta, quindi un uso della bicicletta, come si dice, intermodale, no? Allora, scusate che qui. Quindi questo è il sommario, descrivo brevemente una cosa che sicuramente saprete già, che è il sistema intermodale del Comune di Roma per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi pubblici. Brevemente dove potete trovare informazioni sui percorsi ciclabili, ciclopedonabili e su percorsi appunto da poter fare in bicicletta nel territorio di Roma. E poi andiamo sulla parte, diciamo, importante, che è l'utilizzo integrato della bici con i mezzi pubblici e le nuove regole introdotte da questo regolamento. E poi due parole su che cos'è Ciclispra. Allora, è importante questa slide che mi ha dato Giovanna, in cui praticamente lei ha fatto un bel lavoro a tutti i pallini sono i dipendenti di ISPRA dislocati rispetto al territorio di Roma. Quindi se questa cultura, diciamo, dell'utilizzo integrato di mezzi pubblici e bicicletta iniziasse a prendere piede, daremmo un bel contributo perché insomma siamo ben dislocati su tutto il territorio di Roma. Allora, la mobilità collettiva a Roma è costituita facilmente, insomma, lo sapete, da metropolitana, autobus, filobus, tram e poi importanti anche sono i nodi di scambio con le linee extraurbane e i parcheggi di scambio. È importante perché bisogna sovrapporre questa rete piuttosto complessa a quello che è una serie di un sistema di piste ciclabili, ciclopedonabili che possono appunto integrarsi in un uso combinato della bici e del mezzo pubblico o della bici trasportata nel mezzo pubblico. Qui c'è una planimetria di Roma in cui vengono riportati alcuni percorsi. Ecco, voi le informazioni le potete trovare sicuramente sui siti istituzionali come quelli di ATAC, ma anche su molti siti, diciamo, non istituzionali, che però hanno magari delle caratteristiche, insomma, cioè individuano molti più percorsi, vi danno anche alcune informazioni sulla pendenza, cosa piuttosto importante perché va in bici a livello amatoriale non c'è proprio un fisico incredibile perché Roma purtroppo non è piana, ma è tutta fatta di saliscendi e insomma lo sforzo si sente quando uno si impegna in questo tipo di attività. Però ecco, quello che è importante, che emerge da questa planimetria, da questa pianta di Roma, è che comunque i percorsi sono abbastanza, diciamo, coprono abbastanza il territorio romano. E tra l'altro io appunto ne ho preso uno sul sito Roma in Bici, che individua 153 circuiti e per complessivi 1.303 km. Poi mi sono fatto un filtro sui percorsi che possono essere vicini alla zona dell'Eur e ce ne sono molti. Quindi se uno
diciamo, volesse adottare la possibilità di venire col mezzo pubblico trasportando la bicicletta, coprendo soprattutto quello che è la difficoltà all'ultimo chilometro, no? con la bicicletta, lo può fare soprattutto nella parte dell'Eur, dove ci sono parecchi circuiti che raggiungono la sede del nostro ufficio. Allora, andiamo sul progetto Bike Friendly dell'ATAC, che praticamente ha potenziato quello che nel 2011 già era stato introdotto con un precedente regolamento, cioè promuovere l'utilizzo della bicicletta integrandolo all'utilizzo dei mezzi pubblici, e l'ha fatto incrementando con alcune linee di autobus e di tram. Adesso andremo nel merito, proprio andando a analizzare, vi illustrerò il regolamento senza che così se avete cogliendone i punti salienti. Poi le slide sono a vostra disposizione se volete approfondire, stanno a vostra. Ma quali sono gli orari adesso, le fasce orarie di accesso? Guarda, a memoria non li ricordo, ma c'è una tabella nel regolamento in cui è essenziale per i ciclisti. Quello è uno dei punti che interessano. Noi abbiamo all'universitario, ricordo, di 2 chilometri, abbiamo la pista ciclabile sulla Colomba, abbiamo la pista ciclabile sulla Laurentina, e quindi ci serve di sapere a che ora possiamo arrivare alla metro Laurentino, alla Fermi, e prendere la metro con la bicicletta. Questo serve sapere. Ma non solo al ritorno, pure all'andata, sì. Beh, prima il regolamento, insomma, permetteva solo ad orari piuttosto improbabili, tipo alle 8 di sera, insomma. Adesso c'è la possibilità. Però ecco, bisogna vedersi un po' questo regolamento, perché vediamo quali sono queste fasce orarie. Allora, ecco, in questa no, stiamo andando. Quella era la fascia precedente fino alle 7 di mattina, che era presente. Allora, scusate un attimo. Perché invece io alle 6:20 potrei prendere l'autobus e non mi hanno mai fatto salire. Ah no, adesso puoi fare, sì, è adesso vero, lo puoi fare. Scusa, io posso prendere l'autobus alle 6:20, arrivo qua alle 7 e mi sono risparmiato. Allora, sì. Te le dico perché abbiamo preso. Ecco, la metro A e B, nei giorni feriali, dall'inizio del servizio, quindi alle 5 più o meno fino alle 7. E l'autobus? Gli autobus dipende dalle linee, non tutte sono vecchie. Comunque, 83, 118, 400, tutte queste cose sono scritte adesso nel regolamento, se mi fate proseguire ve lo illustro. Poi magari, ecco, chi ne sa di più, insomma, volentieri, insomma, qua stiamo cercando di creare appunto un sistema informativo che possa permettere a tutti di utilizzarlo. Quello che è importante è che da agosto questi orari sono stati aumentati, perché prima le fasce erano oltre le 20. E per pochi mezzi sostanzialmente. Adesso è stato regolamentato, però comunque bisogna stare attenti. Quello che è importante è che nel titolo quarto di questo regolamento, che cosa fanno? Assimilano al bagaglio a mano la bicicletta, no? Quindi c'è la possibilità appunto del trasporto, con determinate limitazioni che adesso vedremo, all'interno di alcuni mezzi pubblici. Poi nel regolamento vengono distinte il trasporto in metro, il trasporto in tram, il trasporto in autobus e il trasporto in treno. Quello che è importante, le modalità sono riassunte in questa tabella che trovate nel regolamento. Quindi, per esempio, per quanto riguarda la metropolitana linea A e B1, nei giorni feriali, escluso il sabato, dall'inizio del servizio alle 7, praticamente è sempre possibile l'utilizzo, no? Quindi, senza che ve lo sto a illustrare, la slide ve la potete tranquillamente andare a leggere, possiamo vedere che questo nuovo regolamento introduce la possibilità reale durante la giornata di poter utilizzare in maniera combinata la bicicletta con i mezzi pubblici. Però attenzione, perché ci sono delle limitazioni e delle situazioni da sapere. La cosa importante è che le biciclette pieghevoli hanno pochissime limitazioni, no?
se chiuse hanno la possibilità di essere di essere di non avere ingombri superiori a questi valori 110 per 80 per 40. Quindi l'utilizzo della bicicletta pieghevole è consentito in maniera molto, è favorito proprio, insomma, e non ci sono poi grosse limitazioni come per le biciclette non pieghevoli. Ve lo anticipo perché tanto è ripetuto varie volte, tecnicamente si potrebbe anche portare sempre la bicicletta non pieghevole se uno si dota di una sacca, smonta tutte le volte le ruote e le fa entrare dentro questa sacca che deve essere di queste dimensioni, no? Allora, le limitazioni, adesso qui c'è riportato tutto il regolamento, chiaramente noi andiamo a cogliere i punti salienti, no? Allora, intanto ogni passeggero può portare con sé solo una bicicletta, no? Deve essere molto attento, diciamo, a vari aspetti. La cosa importante è che le ruote siano pulite sostanzialmente. Nelle stazioni, qua stiamo parlando dell'utilizzo con la metro, cioè del trasporto nella metro. La bicicletta deve essere l'uso della bicicletta, cioè chi vuole trasportare la bicicletta attraverso la metro deve raggiungere la metro all'interno della stazione con gli ascensori. Laddove non sia possibile o temporaneamente possibile, deve seguire alcune restrizioni, quindi comunque evitato condurre biciclette in rampe di scale fisse di lunghezza inferiore a 2 metri, sulle scale mobili, importante. E quindi sostanzialmente deve avere delle accortezze, tra cui la cosa più importante è quella che deve comunque portare la bicicletta adiacente al muro e non può andare in bicicletta nelle stazioni sostanzialmente. Laddove quindi ci si trova in presenza di una stazione che non ha queste caratteristiche che possono consentire l'accesso con la bicicletta, si dovrà ricorrere alla stazione successiva. D'altronde uno sta in bicicletta, quindi ci può arrivare, no? Allora, la limitazione è che il passeggero con bicicletta a seguito è ammesso solo sulla prima carrozza nella direzione di marcia del treno, no? Poi deve entrare nella stazione attraverso il varco di maggiore larghezza, queste sono cose anche abbastanza, diciamo, logiche, però insomma. E poi vabbè, ci sono le solite, diciamo, solite raccomandazioni e leggi riguardanti i bambini, però a noi, diciamo, riguardano meno. La cosa importante è che le biciclette devono essere a trazione normale, non possono avere alcun tipo di motore, quindi biciclette assistite non ci possono. Le barche a Roma non può essere portata. E qui c'è scritto così. No, infatti abbiamo verificato questa cosa, perché in questo momento c'è anche una grossa spinta alla scelta di una bicicletta guidata e assistita. Va detto a chi sceglie di prenderla, e che comunque può fare il percorso più lungo di una bicicletta di questo genere, che non può prendere la metro. Non può utilizzare questa cosa. Questa perché possibilità. No, ce ne sono anche pieghevoli pedalata assistita. E non si possono portare. Neanche quelle pieghevoli. Esatto. Per quanto riguarda invece questo che normali, scusa un attimino, adesso per quanto riguarda le limitazioni, è importante il fatto che comunque questo uso integrato della bicicletta con i mezzi pubblici ha delle notevoli limitazioni e, diciamo, un elemento di casualità che è legato a queste regole relative al caso di eccessivo affollamento. Cioè, comunque, l'utilizzo della bicicletta in caso cioè il trasporto della bicicletta sul mezzo pubblico in caso di eccessivo affollamento non è consentito. E quindi gli addetti della metro possono in qualunque momento dire, diciamo, opporsi all'ingresso della bicicletta. Ma sono proprio i passeggeri che fanno salire, ti assicuro. Cioè, tutti noi abitiamo a Roma, sappiamo benissimo che voglio dire, è pressoché impossibile. Il problema è un altro, che nel mondo dell'informazione in cui viviamo, questo tipo di informazione
informazione un ciclista dovrebbe sapere prima, quindi prima di arrivare alla metro dovrebbe poter vedere come si guarda il traffico delle macchine e sapere se può accedere alla metro Laurentina e prendere la... E non so se questo c'è, se c'è questo servizio. Dico, si dovrebbe cominciare a pensare a una città un pochino più intelligente in cui si trasferisce non l'informazione a chi fa il controllo, ma a chi deve utilizzare il mezzo. Vabbè, questo potrebbe essere un qualche cosa che potresti... Siccome con la bicicletta c'è più un approccio di tipo sportivo, ludico, l'invito a usare il tuo mondo, a caricare i percorsi, bisognerebbe centrare gli argomenti. Il ciclista urbano ha bisogno di servizi e quindi deve trovare infrastrutture ciclabili e deve sapere se può prendere la metro. Questo è il problema, non è quello che delle sue performance se arriva primo o se è anche dimagrito, però il punto è invece che deve poter muoversi con agilità e flessibilità dentro una città che è sempre più congestionata. Questa è, scusa l'inciso, ma è, no, no, ma è giusto, è perché l'approccio che purtroppo fatica a perché... arrivare, perché come dirò successivamente, spiegherò un po' la nostra struttura amministrativa non ha una visione che include il cittadino nel meccanismo che predispone alla fruizione dei servizi. Fa calare dell'alto tutta una serie di cose, ma poi ci si trova sempre un muro davanti, no? Nel momento in cui si deve poter scegliere. No, il fatto è questo, che con questa limitazione, se uno sta in bicicletta, c'è il classico diluvio e va alla metro, troverà sicuramente un affollamento incredibile, sappia che non può prendere la metro, è inutile che si mette lì a protestare, perché sicuramente non lo faranno accedere. Allora, quindi, importante questo, in caso di affollamento delle stazioni, anche nei periodi consentiti, il personale di presenziamento delle stazioni può vietare temporaneamente l'accesso dei viaggiatori con bicicletta al seguito, quindi non dovete, diciamo, sorprendervi di questa cosa, perché è previsto nel regolamento. Altre piccole cose: all'interno della stazione non è consentito montare in sella, questo mi sembra di averlo detto, e poi bisogna camminare a ridosso della parete, laddove ci stanno i percorsi nel percorso, diciamo, indicato, altrimenti a ridosso della parete. Dunque, in questa slide c'è in rosso, sono riportate le stazioni dove non è ammissibile, diciamo, l'accesso con bicicletta. Potete immaginare già da voi quali sono, cioè quelle che stanno a ridosso della stazione Termini, sostanzialmente. Quindi lì non è proprio possibile, no? Non è consentito. No? Poi c'è un elenco invece, un allegato A, che sinceramente non ho trovato, ma lo metteremo poi sul sito appena sarà disponibile, in cui ci sono la possibilità di fare il parcheggio di interscambio, perché un altro utilizzo che si può fare della bicicletta è quello di lasciarla alla metro, prendere la metro e arrivare al lavoro, no? E magari uno abita parecchio lontano dalla prima metro e c'è una serie di stazioni dove ciò è possibile e consentito, e anche un'altra serie di stazioni, questo non so se vi può interessare, dove è possibile, diciamo, c'è un'area, diciamo, nell'atrio attrezzata in cui è anche possibile sostare con la bicicletta. Questo serve più che altro per punti di raccolta di gruppi, eccetera, però insomma non credo che possa servire a chi viene in ufficio con la bicicletta. Comunque, una cosa importante è che per i gruppi numerosi più di 5 biciclette bisogna segnalare la propria presenza anticipatamente, no? Quindi, ripeto, per chi viene al lavoro con la bicicletta verrà sicuramente da solo. Se venite in gruppo, sappiate che oltre 5 dovete segnalarlo preventivamente. Allora, ammissione delle biciclette su autobus e tram. Più o meno, insomma, abbiamo le stesse condizioni, tranne il fatto che gli unici autobus, e sono scritti anche in maniera analitica, ci stanno proprio i numeri, ma sono comunque gli autobus che hanno un certo pittogramma che adesso vi farò vedere, e sono quegli autobus che hanno al loro interno quella zona riservata per i disabili. Allora, se il mezzo è provvisto di questa zona per i disabili, è consentito accedere con la bicicletta non pieghevole, perché con la bicicletta pieghevole di dimensioni opportune uno può accedere comunque, no?
Allora, andando velocemente, l'accesso ammissibile. Sì, dimmi. Queste condizioni valgono per quegli autobus che dicevi prima o per tutti gli autobus? Allora, prima abbiamo detto per quanto riguarda la metro, no? Sì. La metro. Adesso per quanto riguarda gli autobus, in questo progetto si chiama Bike Friendly, verranno dotati tutti questi autobus di un pittogramma, no? Tanto per capirci, questi autobus sono quelli che hanno quella zona dedicata, tra l'altro, chiaramente, se quella zona è già impegnata, quello con la bicicletta sta lì, aspetta il prossimo, ricordate questa cosa, cioè, impegnata da qualcun altro, da una carrozzella. Si vede anche nel video all'ingresso, se si accede tramite web o il cellulare alla fermata, ai prossimi arrivi alla fermata, si vede la disponibilità del posto, il tipo di autobus che arriva, perché di solito è segnalato, c'è il simbolo, quindi si dovrebbe vedere che l'autobus alla pedana ha una parte allargata per il disabile. Certo. Sapere se c'è è un altro discorso, però il tipo di autobus si no, ma sono anche indicati analiticamente, cioè tutti i numeri, è inutile che li elencavo qui, perché no. Velocemente, allora vado proprio veloce. Per quanto riguarda chi ha l'abbonamento Metrobus, può usufruire gratuitamente del trasporto della bicicletta non pieghevole, perché quella pieghevole è comunque prevista insieme al biglietto, altrimenti deve acquistare un biglietto a parte, no? Poi, per quanto riguarda le biciclette non pieghevoli, appunto, esclusivamente lo spazio della carrozzella per il disabile, l'accesso è ammesso solamente se tale spazio è presente sul mezzo pubblico. Andiamo velocemente, ammissione di... qui non c'è niente di particolare da dire. Le biciclette pieghevoli, il trasporto è consentito senza limitazioni di orari e di tipologie di bus e tram, alle biciclette pieghevoli aventi dimensione da chiuse non superiore a 110 per 80 per 40. Infatti, se voi andate adesso a comprarvi una bicicletta, vedete che addirittura si piega lo sterzo, che io non avevo capito per quale motivo, adesso ho capito, per rientrare in queste condizioni, no? Queste sono le linee, no? Il trasporto per biciclette non pieghevoli sono le linee in cui è consentito, con le fasce orarie, vedete che è parecchio aumentato. Senza che andiamo, diciamo, oltre, questo è il pittogramma di cui vi parlavo, che è su questi autobus che hanno la possibilità di consentire il trasporto della bicicletta. Poi, va bene, per quanto riguarda altre informazioni, c'è anche il discorso dell'utilizzo con i treni, questa è la possibilità è già prevista da tanto tempo. Velocemente, i treni in cui è possibile utilizzare trasportare la bici hanno questo chiamiamolo pittogramma, anche se non è un pittogramma, e per le biciclette, allora una bicicletta che rientra piegata e dentro la sacca in queste dimensioni è un bagaglio a mano e non paga nessun supplemento. Altrimenti, per quanto riguarda le tratte nazionali di questo tipo di treni, bisogna pagare un supplemento di 5 euro non rimborsabile, sui treni internazionali di 12 euro. Andiamo sui treni regionali, quello che è importante è che questo supplemento sui treni regionali è di 3,50 euro e vale per 24 ore, quindi se uno viene al lavoro paga solo 3,50 euro in più, andata e ritorno, no? Sinceramente non so se uno ha l'abbonamento quello integrato per fasce, credo che lì non paga niente, ovviamente. Roma in particolare ha dei vantaggi, ci sono proprio delle tratte in cui è consentito questo trasporto, e quello che è importante è che le cosiddette linee del treno metropolitane, coperte dai cosiddetti treni di tipo traffico, non mi ricordo cosa significa questo acronimo, però i treni ad alto affollamento, insomma, sostanzialmente hanno solo una restrizione, che in tutto il treno ci possono andare massimo 8 biciclette, 2 per vagone, quindi il nono ciclista verrà rifiutato.
e poi comunque tutte quelle che coprono le cosiddette linee metropolitane, diciamo, hanno la possibilità del trasporto della bicicletta con le modalità simili a quelle della metro. Dunque, visto che si parla di prevenzione... queste sono indicazioni più volte date, c'è una guida del ciclista urbano, quindi mi pare inutile ripeterle. Perfetto. Che cos'è Ciclispra? Ciclispra attualmente è un elenco di dipendenti Ispra che utilizzano abitualmente e soltanto la bici per venire al lavoro. In futuro potrebbe essere un gruppo che vuole promuovere l'utilizzo della bici come abituale mezzo per gli spostamenti cittadini. Grazie per l'attenzione.